Ma che sarà? Che cosa t'offrirà? Quest'altra storia, quest'altra novità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. L'unico rischio è che sia tutto finto e che sia tutta pubblicità. Ma che ne sai se non ci provi mai? Che rischi corri se non vuoi volare? Poi piedi a terra, legato alla ragione, e passa presto la voglia di sognare. Ma è quello che vogliono da te, già appena nati ci hanno abituati a non pensare, a darci un'illusione, sempre con la scusa e la ragione. E anche se fosse solo pensione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, se è un'occasione per poter volare. Allora no! Attenzione, attenzione, comunicato ufficiale, la norma è partita, non lasciatevi suggestionare, quella voce che vi invita a volare, è di un maniaco sabotatore, spegnete la radio adesso, ci rischiano gli stupori, presto, presto! Ma la radio va, e non si fermerà, ti prenderà per mano, ti insegnerà a volare, visti dall'alto, i draghi del potere. E accorci che sono draghi di cartone. Solo pensione, solo il pretesto per fare una canzone, vale la pena almeno di tentare, c'è un'occasione per poter volare. Allora non la sprecare, prova a volare. Attenzione, attenzione a tutte le persone serie, consapevoli, equilibrate, non lasciatevi suggestionare. Abbiamo ben altri progetti per voi, 2000 saggi civili, perciò prestate attenzione, solo una voce della ragione. Ma la radio va e non si fermerà, prenderà per mano, insegnerà a volare, visti dall'alto, i draghi del potere, ti accorgi che sono draghi di cartone. Questa farsa del ruolo di comparsa, ma basta che voli in alto, ma basta che ti alzi un po', e forse scopri che quello che ti faceva paura era soltanto un gioco. E adesso hai l'occasione per poter volare alto. Non la sprecare, prova a volare, prova, ma che ne sai se non ci provi mai? Non puoi sapere se vale o no la pena. Quando Grillo...
dirà: quelli del meet up, tu devi filmare perché 7000 teste si girano. Della dietrologia, della disoccupazione, l'Italia della globalizzazione, della democrazia, troppo debole di costituzione. Se mi tagliano gli spazi alla televisione, trovo un modo alternativo per salvare la nazione da un futuro che va dritto verso l'autodistruzione. Chi vi dà diritto a prendere per il culo le persone? Quante cose che succedono e non si sanno, quante truffe che ci appioppano in un anno. Gli italiani ridono, però almeno riflettono. Comincia lo spettacolo ed il teatro affollano. Mi sento parte di questo disegno, di chi mette la sua arte al servizio dell'impegno, di chi applica il suo genio rischiando la denuncia. Continua la battaglia, combatte e non rinuncia. Ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa. Per questo voglio dirti di cuore grazie Beppe. Ci vengono nascoste troppe informazioni, siamo governati da un grappolo di coglioni. L'Italia è lo zimbello delle altre nazioni, perché non ti presenti tu alle prossime elezioni? Sul serio, pensa che bello avere Beppe Grillo come presidente del consiglio. Sarebbero contente milioni di persone se avessimo un comico al posto di un buffone. Mi viene naturale esprimere questa protesta, non ne posso più di chi ha l'etame nella testa. In molti stanno male, in pochi fanno festa. Mi viene voglia di dire una cosa pazzesca: per Natale a mio padre comprerò il tuo DVD, porto mia madre sul portale beppegrillo.it. Intanto faccio l'unica cosa che so fare, esprimo solidarietà e rancore sopra il beat. Grillo per la testa, ho un grillo per la testa. Don't care about you. Ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa. Critica alla stupidità più pura, le mula del potere oggi tremano di paura. Perciò ti tagliano le gambe, ti sbattono le porte e cercano di mettere le sbarre alla cultura. Non vedete che c'è sempre dietro una fregatura? Non sapete che viviamo in una semi dittatura? Ogni giorno questo incendio divampa, diminuisce lo stipendio e la libertà di stampa. Le magagne del sistema monetario, le menzogne del sistema sanitario. Se non ci fossi tu, chi ci difenderebbe? Per questo voglio dirti ancora grazie Beppe. Don't care about you. Ho un grillo per la testa, ho un grillo per la testa. Ho un grillo per la testa.
stavo mentre morivo e mi chiedeva lei cosa prova e io sudavo e non parlavo, mi innervosivo e balbettavo e poi pensavo sto perdendo l'occasione di avere un'intervista proprio a Porta a Porta, cosa dirò, come farò?